Ed eccoci in live, ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch, con un appuntamento un po' particolare, perché questo è sia un ritorno di un tipo di gioco che mi piaceva tanto portare sul mio canale un pochettino di tempo fa, sia un qualcosa di differente da quello a cui siete abituati, sia una promessa che ho deciso di mantenere con chi questo gioco me l'ha regalato. E quindi, ragazzi, Detective Gallo oggi e il ritorno dei punta e clicca sul mio canale. Per chi non sapesse di che cosa si tratta, per chi fosse un pochettino più giovane, i punta e clicca sono le avventure grafiche di una volta alla Monkey Island, in cui sostanzialmente tu devi risolvere degli enigmi, prendere degli oggetti, interagire con svariate cose qua e là. E Monkey Island, abbiamo giocato a Runaway sul canale, come si chiamava quello più, The Wardrobe, più recente, il più recente dallo stesso autore di Monkey Island, Thimbleweed Park, sono tutti giochi che troverete sul canale, ragazzi, quindi è un qualcosa che mi fa piacere portare. Ho smesso di farlo perché c'erano altre priorità, ma voglio dedicargli ogni tanto un piccolo slot sul mio canale, d'accordo? Perciò oggi cominciamo Detective Gallo, d'accordo ragazzi? Bene, un saluto a tutti, ciao Arsun, ciao Zio Ciccio, ben trovato, ciao Tasters, ciao Turk, ben trovati ragazzi, benvenuti a tutti. Allora, io direi, senza ulteriori indugi, la live durerà un'oretta all'incirca perché voglio fare delle puntate ovviamente di questa serie e come sempre, gente, però, sì, la maglietta di Sharon, esatto, sì, e quindi, sì, andiamo in game, ma prima di tutto mi raccomando, gente, anzi fatemi avviare il gioco per sicurezza che funzioni tutto perché l'ho provato prima ma non si sa mai, sì, funziona tutto, perfettamente. Sì, dicevo, mi raccomando gente, iscrivetevi al canale, sì, seguitemi su Twitch, pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità e qui sotto, nella zona informazioni del canale, trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram, Telegram, Battle.net e anche Discord, tutti i link per supportare il canale, il link anche ai miei due canali YouTube che sono sempre molto 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 attivi. Scusate per il buffering ragazzi, è durante il lancio del gioco è andato così, non è... Non è un problema della connessione, è il PC che è impazzito un attimo. Questo progetto, anzi, andiamo in game, poi ve ne parlo. Eccoci qua, ragazzi. Questo progetto qua, ragazzi, è un progetto italiano, in realtà, da quello che so, se ho ben capito. E mi fa piacere dare supporto a queste piccole realtà. Oltretutto è un regalo, quindi a maggior ragione. Ok? So che i creatori sono due fratelli italiani, uno disegna l'altro programma. Esattamente. Quindi, ragazzi, dovrebbe essere un'avventura noir, però anche molto comica. Vediamo un po'. Nuova partita. Vuoi davvero cominciare la storia dall'inizio? Sì, certo. L'hai voluto tu. Ah, si comincia ragazzi. Oltretutto questo è il genere di giochi che si può giocare insieme, ok? Perché voi in chat potete in realtà contribuire a risolvere gli enigmi, quindi seguite bene. Non perdona. Ti guarda fisso negli occhi e ti sbatte al tappeto con un diretto sul muso.
A volte hai la forza di rialzarti. Altre volte, invece, vuoi solo dimenticare. Alzare un po' l'audio? Come quando sei costretto a dire addio a un vecchio compagno. Ah, povero Mackenzie. Appena posso, ragazzi. Sono sempre pronto a offrirmi da bere. Dopo quello che gli è accaduto, mi farò un'altra bevuta in suo onore. C'era un tempo in cui mi bastavano 6 buone ragioni per ripulire una città intera. Stanotte, invece, tutto ciò che riuscirò a ripulire sarà questo bicchiere. O 2. O 3. O 4. Ok. Va bene. Torna quando avrai i soldi. Mio eroe, vuoi tirarti su di morale con i miei dolcetti? Candy Bob, mi sono già liberato a fatica delle schifezze appiccicose che mi hai regalato prima. Oh, hai pensato a me? Sì, penso sempre a come liberarmi di te. Allora, vuoi accettare la mia ennesima offerta caramellosa? Solo se stavolta non mi insegui armata di un bastoncino di zucchero. Lo sapevi che i frizzi frizzi rispecchiano il mio amore per te? Quando ti si appiccicano, non ti lasciano più. Lo stesso si può dire di te, Candy. Odio questa città, odio questo quartiere. L'unico posto in cui rilassarmi è il mio ufficio. C'è un estraneo nel mio ufficio e sembra pericoloso. Devo fargli capire chi comanda. Magari posso usare su di lui uno degli oggetti dall'inventario. Ok. Credo che tutto questo sia logico. Ok, allora, un secondo ragazzi, fatemi vedere per l'audio che mi avevate detto. Volume voce al massimo. Oddio. Mi sa che più di così, anche perché non posso andare... Datemi un secondo ragazzi, Allora, intanto questo lo levo. Purtroppo devo tipo ridurre i è uno di quei giochi, ragazzi. Porca puttana, che nervoso. Allora, per alzare un po', facciamo così. Speriamo che vada bene. Ok. Ok. Adesso dovrebbe andare un po' meglio l'audio, ragazzi, Fatemi sapere. Perfetto. Allora, dall'inventario, giusto? Revolver, cellulare, frizzi frizzi? Diamogli frizzi frizzi. Se lo appiccicassi al pavimento, poi non potrei più sbarazzarmene. Ma non è mia abitudine chiedere aiuto. Boh, vabbè, revolver? Oh, buonasera! Finalmente è qui! Il suo cactus mi stava mettendo a disagio, signor Gallo. Detective, detective Gallo. Le dirò tutto se la smette di puntare su di me con quel revolver. Le sembra facile con le mani piene di zucchero appiccicoso? Mi chiamo Phil Cloro. La stavo aspettando. Ok. Ma lei non ha un appuntamento e la porta era chiusa a chiave. Ma lei non ha un appuntamento e la porta era chiusa a chiave. A dire il vero, lei non ha una segretaria e la porta era aperta. Ah. Tutte le mie adorate piante, un attimo prima perfette, un attimo dopo massacrate. Erano bellissime. Il suo cactus a confronto. Il mio cactus non è affar suo. Spero non si illuda che tutto questo sia gratis. Spero non si illuda che tutto questo sia gratis. No, certo che no. Io lavoro notte e giorno, non mi spaventa nulla. Sono pronto a correre qualsiasi rischio in questa città nera e assassina. Ma ogni eroe ha il suo prezzo. E questo eroe preferisce i contanti, in anticipo. Lei sì che è un professionista. Regola numero uno di Gallo: essere professionista, polemico e puntiglioso. Le famose 3P di Gallo. Certo, certo. Ecco un lauto anticipo. La scena del delitto è in via del Rododendro 8. L'aspetto. Arriverò con i tempi della legge.
lenti e inesorabili. Ah! Così. Quel tipo è ricco sfondato, ma è totalmente fuori di testa. Dobbiamo andare. Il dovere ci chiama, Spina. Ma prima devo chiudere a chiave l'ufficio. Ah, se ricordo bene, la chiave è nascosta dietro al tuo cartonato. Ne sai una più del fico d'India. Ma cartonato di Spina? Ok. Nessuno oserà più mettere alla prova la mia pazienza e il mio revolver. Sono di nuovo padrone del mio ufficio. Ora posso uscire. Allora, c'è qualcosa? Manuale di giardinaggio. Sarebbe una buona idea se non mettessi a rischio l'equilibrio della mia scrivania. Ah, ok. Il fax, lampada. Non si spegne. È un modello a consumo continuo. Ogni volta che voglio spegnere la luce, devo chiamare la compagnia elettrica. Ma come? Dovrei ammettere che non so usarlo, ma preferisco dire che non mi piace usarlo. Regola numero 303 di Gallo. Raccogliere anche ciò che non serve, tranne gli orologi a pendolo. Ok, mazze da golf. Ne prenderò solo una. Ok, vedete? In questi giochi bisogna sempre esplorare tutto. Non posso farlo. La crepa nel muro sarebbe più visibile. Per ora preferisco lasciarla chiusa. C'è qualcos'altro? Lo zerbino. Regola numero 304 di Gallo. Se devi raccogliere qualcosa, comincia con le tue idee. Non mi interessa provare emozioni scioccanti. Va bene. Ah, questi fogli? E ah, c'è pure regola una busta qua. 70 di Gallo. C'è sempre un buon motivo per attaccare un appunto. Il problema è scoprire quale. Giustamente. Meglio che prenda polvere nella mia tasca. Ok, sì, ma... In questo mondo freddo e tecnologico, ecco il calore di un reperto antidiluviano. C'è qualcos'altro? No. Vabbè, penso di poter uscire. Posso cliccare due volte sulla freccia rossa quando voglio sbrigarmi. Come quasi sempre. Ok. Ecco, chiuso. Ho chiuso la porta a chiave. Sono sempre di parola con me stesso. Pronto. Ehi, Gallo. Sono il tuo informatore. So chi sei. Riconoscerei la tua voce fra mille. Informazione del giorno. Il blindato portavalori passerà stanotte, camuffato da furgone del fioraio. Ti pago per dirmi cose utili, non per farmi perdere tempo. Non mi paghi affatto, ma lo faccio per deontologia professionale. Ma... Il crimine non aspetta. Ti richiamo appena possibile. Scocciatore. Ok. Devo raggiungere la scena del delitto in via del Rododendro 8. O non mi chiamo più Gallo. Sì? Sono il detective Gallo. Ha fatto prima del previsto. Odio le persone più puntigliose di me. Ci deve essere almeno un indizio importante. Devo trovarlo. Ciao Serena! I miei tesori uccisi senza pietà. Lei deve trovare l'assassino e fargliela pagare. Con la sua esperienza e professionalità ce la farà sicuramente. Non tema, signor Cloro. Spina, non senti anche tu uno strano odore pungente? Sta parlando con il suo cactus? Il colpevole deve essere in gamba. Adesso si complimenta con un pazzo omicida. Apprezzo i lavori ben fatti. In casi come questo posso contare sul mio senso di Gallo. Cioè? Basta premere la barra spaziatrice. Ah! Qualsiasi cosa questo significhi. Devo ricordarmi che in ogni momento posso cliccare sull'icona del taccuino per consultare l'obiettivo corrente. E per leggere i tuoi consigli, Spina. Chissà perché, lo faccio sempre ad alta voce. Ok, quindi... Aspetta, l'icona del taccuino... Ah, obiettivo, ok. Tragica tragedia! Datemi un secondo perché devo abbassare la...
volume della musica, secondo me. Oh, mettere lì. Dovrei portare con me una prova non identificata. Ma foglia sconosciuta. Che disgrazia. Accidenti. Non può spostarlo. Per prendere il bossolo da sotto il divano ho bisogno di qualcosa di molto lungo. Ah, ok. Aspetta, già so. No, voglio usarla come si usa una vera mazza da golf. Ma come? Ma era, è perfetta, perché non la usi? Non può spostarlo. Per prendere... Va bene. Il vaso può tornarmi utile. Tanto ormai è troppo tardi per questo bonsai. Non offenda la buon'anima del mio Trapezius Manus. Ok. Ciao Daniele, ben trovato. Che strage. Dovrei portare orribile. Con me una pro. Dovrei Tutti uguali? Dovrei Dovrei Tutti uguali, sì. Questo? Scrigno di ceramica. Benissimo, se non fosse che non glielo darei per niente al mondo. Ok, beh. Madonna. Può stare zitto sto tipo? Non ho più occhi, più parole. Allora, quando ha visto vive l'ultima volta le vittime? Allora, quando ha visto vive per l'ultima volta le vittime? Solo 3 ore fa. 3 ore fa erano vive e vegete. Proprio quando sono tornato dalla passeggiata. Per pattugliare la zona, immagino. Esatto. Come fa a ricordarsi l'ora esatta? Le avevo appena annaffiate, come faccio ogni giorno, ogni 3 ore. Madonna. Che lavoro fa? Lavoro? No, non importa. Sa dirmi quali erano le abitudini giornaliere delle vittime? I miei tesori si svegliavano presto al mattino e subito mi chiamavano con il loro inconfondibile profumo. Oh mio... Dammi un secondo, ragazzi, devo fare una modifica perché... Ok, un attimo, Un attimino. Però devo... Devo per forza... sì. Niente, devo mostrarvi il desktop, ragazzi. Un attimo. La metà delle cose non si vedono. Devo restringere un pochettino, purtroppo. E questo, anche per il futuro, mi sa che mi tornerà utile. Mo, vediamo. Ok. Vediamo. Dovrebbe andare un pochettino meglio così, ragazzi. Ok. Ok, veramente... Ok, perfetto. Ma torniamo a noi. Ah. È sicuro di non aver trascurato qualcosa che possa aver provocato questa tragedia? Io? Trascurare le mie piante? Sono la mia linfa vitale! Coperto comunque dalla mia webcam, dannazione, in parte però. Non si sarà mica dimenticato di annaffiarle. Sta scherzando? Le annaffio, o meglio, le annaffiavo ogni 3 ore, ogni giorno. Ok, sì, quel bastone dentro quel tronco è forse utile per sotto il divano. Sì, no, infatti l'avevo visto, però intanto sto parlando col tipo. Dica la verità, le ha uccise lei per intascare i soldi dell'assicurazione. Cosa va dicendo? Le mie piante! Sì, erano assicurate, ma non avrei mai fatto niente di simile. Ok. Dicevamo, svolgendo la mia indagine, ho trovato un bossolo. C'è qualcosa che si è dimenticato di dirmi? Mi scusi, Detective Gallo. Sono così agitato che l'avevo completamente dimenticato. Dimenticato cosa? Di aver ucciso le sue amate piante con una pistola. Non risponderò a nessun'altra insinuazione del genere. Ok. Allora è tutto, grazie. Grazie a lei. Grazie a lei. Ricomincia a piangere, madonna. Se le serve per l'indagine.
Non voglio togliermi il soprabito. Vuole frugare delle mie tasche? Non ho niente da nascondere, Detective Gallo. Ok, mi fido. Sì, eh? Quadro alto, niente? Troppo alto. No, troppo quadrato. No, troppo grande. No, troppo piccolo. Mi sa che ho esplorato proprio tutto. E a sto punto però c'è sto oggetto strano. Mi mancherà il tuo inconfondibile profumo. Aspetta. Che disgrazia. Ecco un indizio utile. C'è scritto qualcosa sopra, ma è troppo piccolo per leggerlo. Bene, qui ho finito. Per ora. Già fatto? Ha scoperto chi è l'assassino? Non ci crederà, ma... No, non ancora. A presto, Detective Gallo. Lei sì che è un professionista. Mi sembra giusto. Devo scoprire cosa c'è scritto sul bossolo. Così avrò una pista da seguire. Ciao Gallo, come punta? Come al solito, la città continua a mietere vittime innocenti. Vegetali stavolta. Dannazione. Senti, devo ingrandire la scritta sul bossolo. Potresti usare il mio microscopio. Ok, me lo presti? Me l'ho prestato anni fa, ma lo tieni ancora nella tua cassaforte. È come se lo avessi perso per sempre. Regola numero 17 di Gallo. Non gettare... Ah, dannazione, com'era la regola numero 17? Buona fortuna, Gallo. Ok, vabbè, no. Ciao Judgment God. Ciao, che se chiedevo che ne pensate del GeForce RTX Game. Che cosa? Intendi delle schede video? Aspetta, vediamo un po' se c'è qualcosa che posso esplorare. Detesto le piante, se non sono né grasse né utili alla mia indagine. Vabbè, comunque mi sa che devo tornare allo studio. No, getterei la città nel caos. Giochino decisamente simpatico questo Detective Gallo. Sì, assolutamente. Parliamo col tassista. Con il suo mestiere vedrà tante facce raccomandabili e non, immagino. Mi interesserebbero quelle nonne. Mi sta facendo venire sonno. Mi sembra già occupato. A tempo indeterminato. E quindi? Come faccio? Aspetta, un furgone. Hai guidato. E non credo che questa sarà la prima volta. No, ma posso andare... Ah, ok. Andiamo prima di qua. Posso citare youtuber? Lo dico, se no mi chiudo la bocca. No, vai, vai. Dimmi pure. Per prendere il microscopio devo inserire le cifre della combinazione, che non ricordo. Le ho trascritte in tre appunti nascosti in ufficio. Sono davvero un genio della segretezza. Secondo me è questo foglio. Sembra che ci sia inciso un numero. Devo renderlo visibile. Sotto la lampada? Anche con la luce, il numero inciso non è abbastanza visibile. Devo renderlo evidente in qualche modo. Regola numero 88 di Gallo. Non usare ciò che non sai usare. Allora, fammi pensare. In questo mondo freddo e... Se il mondo gira, non è per la... Un ambito di genere come questo. Vabbè, devo usare tipo una polverina... Su questo. Ah, devo cominciare a esplorare. Sicuramente. Qui ho già fatto. Aspetta. Il cassetto.
Ecco la prima cifra della combinazione. Peccato, dava un tono al libro. E a me. Non l'avevo mica visto. Almeno avessi iniziato a leggerlo. Mettermi a compilare scartoffie. Sono un pennuto d'azione. Ecco il vantaggio di non chiudere niente a chiave. Mozzicone. Aspetta. Che altro c'è? Un po' zanghera. Riprendermi quello che ho espulso? No, grazie. Soprattutto perché non ho un bagno in ufficio. Ah! Bene! D'accordo. Cos'è questo? Ah, finestra. Da ieri c'è un odore pesante in ufficio, ma non riesco ad aprirla. Ah, proviamo a fare sta cosa, va. Ecco, ora il numero è visibile. 3, 8. Aspetta, quindi un'altra è nascosta in ufficio? Sarebbe una buona idea. Se no... Allora, quindi qua ci devo mettere un'altra cosa. Aspetta. Se proprio devo metterci qualcos'altro, almeno vorrei migliorare il look della scrivania. Mettendoci un oggetto di legno. Di legno? Ce l'ho un oggetto di legno? Mi sa di no. Mi sa che non posso fare niente al momento. Ah, Serena, sei arrivata adesso al punto. Il mio caldo be- mi sa che è meglio che esco, ragazzi. Vado in giro un po' a esplorare, perché qua non ho fatto niente. Triste di coltelli. Sono vecchi e spuntati. Non prendo roba di secondo ordine, io. Foglietto con coltello. La pubblicità è effetto. A mani nude. Praticamente ho sentito un video di Gabby 16 bit e praticamente il software che ho detto prima serve a giocare un gioco solo con la connessione internet senza sfruttare potenti hardware, posso giocare anche con PC mio non. Ok, è una scheda video RTX e c'è anche un abbonamento, se no puoi giocarci gratis per un tempo limitato a quanto ho capito. Ok, sì, Nvidia GeForce Now mi pare si chiama. O qualcosa di simile, sì. È esattamente come Stadia, come xCloud o come questo tipo di servizi. Sì, mi pare di sì. Però si basa sulla tua libreria di Steam, se non sbaglio. Io non l'ho mai provato, quindi non so come funziona. Però è tipo Stadia. È effettivamente tipo Stadia, ragazzi, sì. Allora, che altro possiamo fare? Muro. Potrei anche farlo, ma come? Lo farò solo quando non avrò nient'altro di meglio da fare. Andiamo di qua. E ne pensi? Che è una buona soluzione, però attenzione, devi avere una ottima connessione. Ho trovato una candela per torte, o per meglio dire, il lampadario della tana del topo. Ma come una candela per torte? Ma che dici? Mi viene la nausea al solo pensiero. Per te ho solo pensieri dolci, mio cavaliere solitario. Appunto, solitario. Foto di Gallo. Ti priverò dell'unico modo che ho per averti con me. A meno che tu non riesca a trovare qualcosa di più grande. Ok. Buonasera, Detective Gallo. Quel buon vento. Il solito tanfo di criminalità, Candy Bob. Allora, ti darmi la mia foto? Potresti darmi un muffin al cacao con cascate di peperoncino? Hai il potere di addolcire l'animo. Col lavoro che faccio devo ingoiare bocconi amari, molto amari. Allora posso offrirti delle ciambelline calde a forma di cuore? Non è romantico? Io e il romanticismo siamo due mondi molto lontani. Potrei. Senti, Candy, quello che voglio da te è la mia foto che sta sul tuo bancone. Oh, mi spiace, Gallo. Se te la dessi, l'anima di questo banco se ne andrebbe con te. A meno che tu non riesca a trovare qualcosa di più grande. Ok, va bene, dai. Vabbè, finiamo i dialoghi. Come vanno gli affari? Il mio banco
si anima solo quando arrivi tu. Capisco. Parli della festa che stanno dando gli scarafaggi qui intorno. Non ti senti in pericolo in questa zona malfamata? No, perché so che tu sei vicino e mi proteggi. E quando non sono qui intorno? Ma la tua foto! Quello sguardo temibile che sai fare allontana tutti i malintenzionati. È la mia solita espressione. Ma come? In pista c'è Fibba a palla, ok. Se hai un'ottima connessione, è una buona soluzione questa qua. Mai pensato di traslocare in un altro pianeta, cioè quartiere? Sto bene qui. Sono proprio accanto al tuo ufficio. Ecco perché io e Spina siamo sempre in giro a risolvere i misfatti. Forse qui sono di troppo. Dici sempre così, ma poi torni. Bene. Allora, cos'è questo? Il menù? Ah, giusto. Beh, i cibi preferisco mangiarli piuttosto che leggerli. Devo avere qualcosa da spedire. E qualcuno a cui spedire. La lettera tecnicamente ce l'ho. Ma dubito che... Perché? Infatti, no, non ha alcun senso. Compenso la vernice magari questa. La uso per imbiancare il bagno. Quando ne avrò uno? Non voglio spostarli. No, getterei la città nel caos. Quando andrò in pensione, mi appenderò il revolver al chiodo e deciderò di aprire un pub. Solo allora ruberò questa insegna alla faccia della barista. Dopo okay. Quello che è successo, voglio tenermene alla larga. Ok. Proviamo ad andare di qua. E magari chi non la vorrebbe? Magari, ma non posso. Oh, serbatoio, aspetta. Ah, sigillato. Assista il taxi. Se la cespuglio. Il nascondiglio perfetto, ci farò un pensierino. Mi serve qualcosa di legno. Proviamo a tornare qui, magari. Magari c'è qualcosa che non ho visto. Sembra di ceramica. Di ceramica. Non ne vedo il motivo. Ragazzi, mi sono rincoglionito io? Perché non mi ricordo... Cioè, non ho presente cosa metterci. Ammazza golf, dubito. La vernice? Ma non penso. Il vaso era perfetto. E lui mi ha detto... Io sto cercando di prendere il libro da sotto la scrivania, ragazzi. Preferisco lasciarlo dove... La ringrazio a nome del mio morbidum linfaticum. Cosa? Che... Una pianta a forma di cuscino, proprio. E per ora i posti in cui posso andare sono questi, ragazzi. Non mi pare di poter andare altrove. Penso di avere altro a cui. Ah, posso andare di qua, aspetta. Che cos'è quello? Bevita e pista. Bicchiere. Se non uso nemmeno la sedia del mio ufficio, ci sarà un motivo. Distributore automatico. Per farlo funzionare dovrà inserire una moneta o usare altri metodi. Ciao, piccoletto. Essere uno sputo più alto non ti autorizza a trattarmi come uno sprovveduto. Hai la lingua lunga, moccioso. Il mondo ti costringe a crescere in fretta. Non fai in tempo a cambiare ciuccio che ti ritrovi senza lavoro. Tutti credono che un neonato non possa entrare nella società degli adulti. Hanno ragione. Invece mi sottovalutano. Io ho un sacco di qualità innate. So dipingere molto bene, per esempio. Caspita, che talento ribelle. Se solo ne avessi la possibilità, sovvertirei l'ordine costituito. Addirittura. Questo mondo non lascia spazio
piace ai giovani. E per i giovanissimi come me prevedo tempi molto duri. Hai uno scopo nella tua esistenza solitaria o sei solo un indolente buono a nulla? Certo, cercare di svaligiare questo distributore automatico di gadget pirateschi. Non appena troverò il modo per farlo, andrò all'arrembaggio del mondo intero. Aspetta, ma qua dentro c'è una gamba di legno. Interessante. Puoi pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio? No, prima devi farmi un favore. Quale? Aiutami a svaligiare questo distributore e ne riparliamo. Ok, ah, quindi la foto piccola di Gallo per... Ok, sto iniziando a capire qual è l'insieme delle cose. Ci si rivede. Spero di no. Simpatico, eh? No, getterei la città nel caos. Trovo davvero cinico bere le lacrime altrui. Emporio tutto per tutti. Dell'edificio non me ne faccio nulla. È più interessante il suo contenuto. Allora, vediamo. Buonasera, lei è... Il grossista più fornito della città, esatto. Partiamo da qua. Senta, vorrei... Comprare tutto quello che c'è senza pagare in contanti. Non si preoccupi, facciamo credito a chi ha un lauto anticipo come il suo. Ma come ha fatto a... Capisco al volo come... i dei miei clienti. Questione di professionalità ed esperienza. Se prova solo a sfiorarlo, giuro che di lei non esisterà più neanche il nome. Addirittura. Un barbecue? È già caldo. Posso cuocere quello che voglio. Ok. Questo set di posate apparteneva a Jean-Paul, il noto chef francese. L'UFO. E una forchetta? Ok. Allora, vediamo un po'. Souvenir etnici. Sembrano tanto fragili quanto inutili. Non ho ancora il senso del macabro. Sono un sociopatico, non un ladro. Lei ha davvero tutto per tutti o è solo una trovata pubblicitaria? Puro marketing. Funziona, no? Arrivederci. Sì, sì. Il suo cactus. Come fa a saperle queste cose? Un UFO? Non ci tengo per niente. Ok. Ah, una sveglia. Sto trovando un sacco di roba. Mazzata baseball. L'articolo non è in vendita. Come mai? È l'unico pezzo della mia collezione personale. Quella mazza è appartenuta a John Gallo. Addirittura un mio omonimo. Beh, ma aspetta. Sei omonimo. Sembra morbido e maneggevole. E con setole di alta qualità. Perfette per ogni tipo di tinta. Regola numero 56 di Gallo. Meglio alzare la cresta che mettersi i capelli finti. Ok, però ho preso un sacco di roba. Ciao Manu! Allora? Visto? Passare dal proibizionismo al permissivismo? Mai. Kibio pensava alle 22 e invece no. E invece no, alle 22 finisco. Praticamente. Serve più al grossista che a me. Bene, allora comunque ho trovato un sacco di oggetti. Ah, quindi periodicamente potrei trovare altre cose. Buono a sapersi. Allora, io direi che posso provare a scassinare il distributore automatico con un qualche oggetto. Ci vuole qualcosa di ancora più preciso e potente. Ancora più preciso e potente? Ci vuole qualcosa. Sarebbe troppo assurdo anche per Spina. Mi sembra giusto. E perché mai? No, eh? Ci vuole qualcosa di ancora più preciso e potente. Vi viene in mente qualcosa, ragazzi? Ah, a parte sparargli? Ah! Ma cosa? I regalati sono sempre i migliori.
Ehi, come hai fatto? Lo capirai non appena ti spunterà il primo dentino. Ma cosa? Perché non prendi anche quella gamba di legno? Se c'è una cosa che più odio al mondo è il rosa. Va bene, io la prendo. Allora, però, quanto ci scommettete che la gamba di legno devo tingerla? Non credo all'effetto farfalla. Io odio il rosa. Sei insopportabile. Secondo me non ce la mette la gamba di legno nella scrivania, perché ha detto doveva essere una cosa estetica. Comunque. Ah, piccoletto. Essere uno sputo più alto non ti... Va bene. Ora che hai preso i gadget pirateschi, cosa farai? Rimarrò qui senza dare sospetti. Gli adulti mi osservano. Se sapessero che ho svaligiato questo distributore... L'ho svaligiato io. Ma non devo darlo a vedere. Al momento buono userò tutta la mia carica sovversiva. Ok, avvertimi un attimo prima dell'apocalisse. Ok. Puoi pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio? Ho svaligiato il distributore per te. Mi devi un favore. Ho bisogno di un pennello, con le setole soffici e con il manico lungo, altrimenti ti puoi scordare il tuo bel faccino dipinto. Bel faccino? Grugno ti piace di più? Non c'è che dire, le nuove generazioni crescono a latte e cinismo. Ok. Ci si rivede. Quindi... Spero di no. Quindi, allora... Beh, portatore telescopico, questo può funzionare, però il pennello... Aspetta! Un perfetto esempio di pennello telescopico. Meraviglioso! Assolutamente meraviglioso. Vai. Puoi pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio? A secco? Ora le setole sono intrise di vernice. Puoi pitturare la mia faccia sul muro dell'ufficio? Ok. Personalizzerò il muro del tuo ufficio prima che tu dica wow. Ah. Wow. Già fatto. Se non ci credi, vai a controllare. Ok. No. Ah. Impossibile. Anche se non mi dispiacerebbe averlo nell'ufficio. Va bene, adesso posso prendere questa, quindi, mi stai dicendo. Servir... No, non posso darti la foto. Come no? Hai visto che bel murale ho fatto pitturare per te? Sì, ma non è abbastanza romantico. Potresti spiegarti meglio? Lo farei se tu mi dessi una possibilità. Una sera, noi due, insieme... Madonna, che assatanata. Ho capito. Troverò la soluzione da solo. Oh mio Dio, più romantico. Bomboletta spray. Proviamo. Proviamo a buttarci qualcosa sopra. Come rovinare il profilo di un vero duro. Forse adesso va bene. A malincuore, ma con tutta l'anima ti lascio la mia amata foto. Finalmente riprendo ciò che mi appartiene. Ok, adesso proviamo a entrare in ufficio per vedere la gamba di legno, va, se... Un ottimo scambio, direi. Ce l'ha messa, io pensavo di no, perché era rosa. I nomi latini delle piante, con relativa traduzione. Ok, sì, ma il manuale di giardinaggio... Pensavo che... ci fosse una lettera. È qualcosa di più potente che un paio di occhiali per ingrandire la scritta. Ok, sì, però... Per prendere il microscopio devo... Le ho trascritte in... Questo l'ho fatto, ma... Dove cavolo sono gli appunti, allora? Ah, nulla è paragonabile all'ufficio. Dietro alla porta. La seconda cifra della combinazione. Presa. La combinazione era 358. Il numero dei miei casi risolti. Logico. Naturale. Facile da ricordare. Ora posso aprire la cassaforte. Tutto sto casino. Però servirà dopo.
Regola numero 100 di Gallo. Se non ricordi una cosa, ricorda il sistema per ricordarla. Bene. Ok, ma microscopio. Ha un senso alla mia cassaforte. Beh, ma allora... Aspetta. Dove sei, bossolo? Eccoti qua. C'è una scritta. Veg 68. Ma che significa? La trama si infittisce. Ma sono sicuro che seguendo questa pista troverò l'assassino. Almeno è così che dicono nei film. Ciao Gallo, come butta? Ciao Erboia! Dici di un bossolo calibro VEG 68? È di un'arma antivegetale? Non lo so, ma puoi scoprirlo se parli con il trafficante di armi alternative in città. Lo riconoscerai perché ricambierai il tuo saluto dopo che gli avrai detto la frase segreta. E sarebbe? Di solito è scritta sulla tessera dell'ACETRA. La tessera di che cosa? Associazione certificata ed esclusiva trafficanti di armi. Per diventare socio devi spedire la tua foto in una busta. Riceverai via fax la frase segreta. Dannata burocrazia. Troverò quel trafficante e lo consegnerò alla giustizia. Vabbè, ho già tutto però. Ammesso che smerci armi antivegetale. Lo consegnerò alla giustizia in ogni caso. Regola numero 111 di Gallo. Se non hai il pollice verde, cerca almeno di avere il grilletto facile. Ah, quasi dimenticavo. La frase segreta è scritta con inchiostro fosforescente, visibile solo al buio. Ah, quando mi dai queste informazioni, ti pagherei il doppio. Troppo buono. Per toglierti dalle scatole. Devo mostrare in giro la tessera da trafficante con la frase segreta per trovare chi ha esploso il bossolo. Ok, quindi... So già cosa fare. Di questo quartiere. So già cosa fare, ovvero... Ora la mia foto è imbustata. E devo spedire la lettera. Sì, i disegni sono belli. Dire una busta non sigillata. Come la sigillo? Aspetta. Come cavolo la sigillo? Aspetta. Forse con la cera? Se voglio sigillare la busta, prima devo sciogliere la candela. Come cavolo faccio? Ci vuole del calore, non so... Ah, ok! Al barbecue. Sì, infatti bisogna ringraziare Astral. Peccato che non ci sia adesso in live. Spero che abbia modo di recuperarlo dopo. E tanto non faremo mica una live sola, voglio dire. Ok, vieni qua, vieni qua. Uso non convenzionale del barbecue, ma efficace. Metti la cera. Scotta. Scotta. Ah. Ho bisogno di uno strumento per raccoglierlo. Regola numero 8. Togli la cera. Ok, quindi... Ah, ok, cera sciolta. E cucchiaino, però? È sparito il cucchiaino. La busta è sigillata. Bello il sigillo della busta. Scelto due giochi bellissimi. Sì, ti giuro, dopo questa live su Instant li prendo. Anche The Wardrobe, vero? Sì, sono bellissimi. Ricordati il link affiliato se ti va, così mi arriva qualche centesimino. Oh. Devo dire, ragazzi, che mi fa piacere ritornare a giocare a qualche avventura grafica, dai, dopo tutto. Adesso devo aspettare la risposta via fax. Forse avrei dovuto togliere la foto dalla cornice a forma di cuore. In effetti. Ah, copi sempre con quello? Grazie mille, Manu. Vai, eccola.
Tessera. Ecco la tessera dei trafficanti. Ora mostriamola un po' di gente. Io voglio andare subito a mostrarla al bambino. Vediamo. È inutile se non conosco la frase segreta per entrare nel giro dei trafficanti. Oddio, aspetta, dov'era la frase segreta? Oddio, come facevo a trovare la frase segreta, raga? Aiutatemi, me l'aveva detto. Ci sono tutti i nomi latini delle... Non mi ricordo. Porca miseria. Lo so, il telefono a gettoni è più romantico, ma questo è più comodo. L'informatore. Ok, la compagnia elettrica. Ah, ma veramente vuoi chiamare la compagnia elettrica per spegnere la luce? Ciao Gallo, come butta? Allora... Perché non vedo la frase scritta sulla mia tessera dei trafficanti? La frase segreta è scritta con inchiostro fosforescente, visibile solo, solo al buio. Ma quando mi dai questi... Troppo buono. Per... Vanno bene gli affari vendendo informazioni? Tanto, vediamo un po'. Con la crisi tutti vogliono risparmiare. Così mi invento qualche balla. Guadagno sicuro e zero perdite di tempo. Ovviamente non è il tuo caso. Ho trovato il tuo microscopio. Ci hai messo una vita. Ormai non mi serve più. Non puoi fare qualcosa per migliorare la tua voce? Una volta ero il contraltista di una band disco. Riempivamo i locali. Ero conosciuto come l'usignolo. Il pubblico mi amava. E poi? Poi la tua solita telefonata notturna mi ha svegliato. Meraviglioso. Forse non te l'ho detto. Buona Va bene. Sì, forse è qualcosa al buio, c'hai ragione, ma non pensavo di poterlo richiamare l'informatore. Allora, sta a vedere che devo veramente... Dato che questa è l'unica luce, adesso io chiudo la porta. Sta a vedere che devo chiamare veramente la compagnia elettrica. Servizio cortesia Eddie & Son. Come posso esserle utile? Staccandomi la luce. Mi spiace, risulta già pagata per tutto il prossimo mese. Se non lo fate, getterò fango sulla vostra compagnia, lurida sanguisughe. Siamo abituati alle minacce. Così funziona la libera concorrenza. E se volessi semplicemente rescindere il contratto? Possiamo interrompere l'erogazione di energia solo dietro accertata dimostrazione di un uso smodato della corrente elettrica. Ci dispiace. Dispiace più a me. Ma in cambio di tale disservizio, noi della Eddie & Son le spediremo l'esclusivo faretto perfetto. Perfetto nella potenza e nel colore. Direttamente nel suo ufficio in pronta consegna. Ora capisco perché vi chiamate servizio cortesia. Detective Gallo, consegna a domicilio! Servizio veloce. No! E preciso. Nel kit c'erano solo tre pezzi e nessuna vite. Ma in omaggio c'è una palla gommosa. Perché i gadget devono essere sempre del tutto inutili? L'interruttore non c'è. Aspetta, quindi... Prima devo capire a cosa collegare. Solo così farò passare la corrente fino al faretto. Sì, ma io non devo... Dovrei spegnerla la luce. Ah, ok. Aspetta. Non sarò un ingegnere elettronico, ma sono sicuro che i due cavi non vanno insieme. Nella scatola non c'era nient'altro e io non so come attaccarli. Va bene, allora ragazzi, comunque io direi che ci possiamo fermare per oggi. Volevo fare proprio la live di un'oretta e come prima puntata devo dire che siamo andati avanti un bel po', d'accordo ragazzi? Quindi noi ci vediamo mercoledì prossimo.
intenzione di mettere questo come slot per i punti e clicca o per altre cose, quindi per adesso portiamo punti e clicca, poi vediamo che cosa portare in futuro. E quindi niente, io vi saluto ragazzi e ci diamo appuntamento per chi c'è a mezzanotte con World of Warcraft come sempre, d'accordo ragazzi? Bene, io direi che per oggi è tutto, grazie mille per aver preso parte a questa live, spero che vi piaccia Detective Gallo e spero che vi piaccia il ritorno dei punti e clicca sul canale, ok? Come sempre la live ragazzi la potete recuperare sul secondo canale YouTube, ok? Gente, grazie di nuovo a tutti, mi raccomando, seguitemi qui su Twitch se ancora non l'avete fatto, pigiate quel bel cuoricino e abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, e qui sotto nella zona informazioni del canale tramite il bot in chat trovate tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, anche Discord, tutti i link per supportare il canale e anche i link ai miei due canali YouTube sempre molto attivi. D'accordo ragazzi? A presto!